giocata ieri Spezia Crotone 2-1, Bologna Carpi 0-0, fuori casa Pescara Brescia 3-1, Catania Varese 2-1, Cittadella Latina 1-1, Frosinone Trapani 4-1, Lanciano Livorno 1-0, fuori casa Avellino Modena 2-1, Perugia Entella 2-1, Vicenza Provercelli 2-1. Poi lunedì alle ore 20:30 si giocherà l'ultima partita di questo turno, Bari Ternana. Questa è la classifica dunque, come dicevamo, Frosinone e Carpi in testa con 25 punti, Spezia ed Avellino 23, Lanciano e Bologna 22, Livorno e Trapani 21. Guardate, ci sono tutte coppie proprio al comando della classifica. Poi Perugia 20, Provercelli 17, Bari 16, Catania, Modena, Varese ed Entella 15 punti, Brescia 14, Pescara e Vicenza 13, Cittadella 12, Ternana 11, Latina e Crotone 10 punti. Nel 1911 la Provercelli conquistò Vicenza al suo terzo scudetto. Oggi tra le due squadre sono in palio punti pesanti per la salvezza. Tra i padroni di casa, Marino cambia modulo e passa al 4-3-3. Al gran completo la Pro, che ha recuperato anche Colì e Fabiano. Arbitra Rocca di Foggia. Si gioca in un clima di contestazione, la Provercelli parte meglio. Al quinto minuto Germano cerca il piede di Emanuello, la cui conclusione viene però deviata in calcio d'angolo dalla difesa veneta. Al 18° si sveglia il Vicenza, coronamento di una bella azione corale. Cinelli, in beccato da Giacomelli, si presenta davanti a Russo. Ottima la risposta del portiere piemontese. E insistono i padroni di casa. Episodio contestato 3 minuti più tardi, quando l'arbitro annulla per fuorigioco la rete di Varela. Il fischio arriva però dopo il passaggio di Giacomelli, che se quindi avesse concluso da solo avrebbe potuto sbloccare il risultato. Episodio da rivedere. Si scuote la Pro alla mezz'ora con l'incursione di Roberto sulla destra. Lo scarico per Emanuello, che calcia come un falco. Marchi è in agguato e porta in vantaggio i bianchi. Nono centro stagionale per il numero 9 di Scazzola, che raggiunge temporaneamente la vetta della classifica cannonieri. Appena 3 minuti dopo questo calcio di punizione sulla tre quarti, Federico Moretti, uno specialista, il suo destro violento e rasoterra sorprende Russo nell'occasione non impeccabile. Dunque parità ristabilita in appena 3 minuti, ed è anche l'ultimo episodio del tempo, che si chiude con i due allenatori che devono rinunciare per infortunio di Gennaro Ronaldo, dentro rispettivamente Sciacca e Ardizzone. Così, con il montaggio di Davide Mazzana, andiamo al secondo tempo. Vicenza subito pericoloso con questo cross di Garcia. Russo, ancora una volta incerto, sbaglia il tempo dell'uscita. Per vedere il primo vero pericolo bisogna però arrivare al 22°, quando Giacomelli trova Sciacca libero a centro area. La conclusione acrobatica dell'attaccante va sull'esterno della rete. Provercelli vicinissima al gol al 32°, con Scavone che si incuria nella difesa veneta e tira palla in calcio d'angolo. Nell'azione successiva poi c'è un batti e ribatti in area, la palla arriva a Fabiano, il suo sinistro sfiora il montante. E arriviamo al minuto 36, ancora una punizione sulla tre quarti, la mattonella è la stessa del primo tempo, al tiro di nuovo Moretti. Questa volta la palla subisce una leggera deviazione della barriera, quel tanto che basta a ingannare Russo e a portare in vantaggio i padroni di casa. Nel replay abbiamo rivisto anche il tocco decisivo, ed è anche l'ultimo episodio della partita, che si conclude così. Vince dunque il Vicenza per 2-1, evidentemente i ritocchi di Marino hanno dato i primi frutti, mentre invece la Provercelli non riesce a uscire dal suo mal di trasferta. Buon gioco ma pochi punti per i ragazzi di Scazzola, lontano dal Piola. Migliore in campo e uomo del match naturalmente Moretti. Ribadisco al finale, Vicenza batte Provercelli 2-1. A te e ai tuoi ospiti, Andrea. Grazie Stefano, partiamo proprio dal concetto del nostro collega sulla cura Marino. Che cosa è successo, Mario? Sì, oggi è iniziata una gara veramente in maniera difficile, perché avere a che fare con la Provercelli non è mai semplice, è una squadra molto ben messa in campo che ti rende la vita molto difficile. Vai per di più sotto di un gol. Io credo che questa squadra abbia reagito benissimo dal punto di vista della manovra, dal punto di vista anche delle occasioni, e complimenti anche perché Marino non ha soltanto rimesso a posto la squadra, ma anche messo in evidenza qualche singolo. A proposito di singoli, Moretti, una bellissima doppietta, Vincenzo. Sì, è vero, ma è una sua specialità. Già Modena aveva fatto vedere nel suo passato questa era una sua caratteristica. Oggi bene sul primo, anche se c'è un po' di complicità del portiere, molto bene sul secondo, dopo che l'ha messa sotto l'incrocio dei pali.